102 anni dopo i primi calci ad un pallone, il Teramo è approdato in Serie B, un risultato storico per la città e per il calcio biancorosso che in pochi anni si è saputo rialzare dalle ceneri del campionato di promozione fino alla seconda serie nazionale. Tutto molto bello con la città che ha festeggiato il successo di Savona e l'aritmetica promozione in B con una giornata di anticipo in un delirio totalizzante. Primo posto e tutti in fila. Oltre 4.000 persone hanno accolto nella notte la squadra e i dirigenti al rientro dalla lunga trasferta. L'autobus con a bordo i giocatori, il presidente, il vulcanico Luciano Campitelli, l'allenatore Vincenzo Vivarini da Ari, il direttore sportivo di Giuseppe e gran parte dei dirigenti è stato letteralmente preso d'assalto dai tifosi in festa e scortato fin sotto il municipio ad accoglierli. C'era il primo cittadino, Maurizio Brucchi. Tra Piazza Orsini e Piazza Martiri della Libertà, cori, un'esplosione di gioia, petardi, fumogeni, la squadra a fatica ha guadagnato il palco dove tutti insieme hanno cantato gli inni della tifoseria. Il presidente Campitelli adesso non si vuole fermare sul più bello. Innanzitutto cercherà di confermare Vivarini e il direttore sportivo di Giuseppe, poi di fermare in biancorosso i gemelli del gol Donnarumma e Lapadula, insieme ai punti di forza di un organico che ha conquistato una promozione meritatissima, staccando il blasone dell'Ascoli. Il presidente della provincia, Renzo Di Sabatino, che ha visto la partita insieme al rettore dell'Università di Teramo D'Amico e al manager dell'ASL Roberto Fagnano, ha fatto issare la bandiera biancorossa sull'edificio della provincia in via Milli. Un messaggio di congratulazione è arrivato anche dal presidente Federcalcio Tavecchio.